Siamo al secondo giorno di fiera e andiamo a chiedere ancora agli allevatori per quale motivo hanno deciso di partecipare alla fiera. Sono Alessia Fiorese, la figlia del proprietario Aldea Holstein. Noi veniamo in fiera per dimostrare quello che facciamo a casa ogni giorno, per dimostrare il lavoro e l'impegno che mettiamo quotidianamente con i nostri animali. Ciao, sono Nicola dell'allevamento Azzano di Stanga. Abbiamo deciso di partecipare alla fiera per tradizione, in quanto da anni che partecipiamo, e invito gli altri allevatori a partecipare per un'occasione di confronto dei bovini tra le nostre aziende. Ok, eccomi qua, io sono Ricchi Donini, titolare dell'azienda Pradazzo. Faccio mostre da quando avevo 9 anni. La mia azienda è sita a 30 km da qui. Produco latte per produzione di prodotti tipici grana padano e provolone. Attualmente mungiamo 300 vacche con l'ausilio di robot di mungitura, ma la passione alle mostre, che è iniziata in me quando avevo 9 anni, ha continuato, perché ho visto che, anche se inizialmente c'erano più motivazioni per venire alle mostre, io ricordo da piccolo il mio papà portava tori e manze, perché già la selezione aveva iniziato partendo dal Canada nel 60, e vendeva questi prodotti. Di conseguenza era un reddito in aggiunta. Oggi non è più così, purtroppo, ma rimane quella passione, e diciamo che i vantaggi che tu trai dall'essere in fiera sono la comunicazione. Comunichi e ti confronti con le realtà più importanti di chi veramente sa fare genetica e sa unire alla genetica il management. Perché? Perché oggi la professionalità che io ho visto crescere in questi anni distingue gli allevatori, perché c'è da fare una distinzione tra allevatore e agricoltore con le vacche. Questo è assolutamente importante. L'allevatore è colui che veramente crede in questa macchina, che è veramente una macchina da reddito, mentre il trattore è un debito. La vacca è una macchina che ti dà reddito se la sai gestire, se arrivi ad aumentare l'efficienza. E allora l'essere in fiera vuol dire comunicare con, addirittura nel mio staff, io ho 300 vacche, qua presento 8 animali, dei quali due famiglie di vacche, una autoctona con 3 generazioni eccellenti, dove abbiamo qua mamma, figlia e quindi è nipote già in lattazione, è una vacca eccezionale per me, 9 anni, 6 parti. Se avessi così tutte le mie vacche sarebbe una grande cosa per tutto, per il benessere animale. Purtroppo questo non è possibile quando hai tante vacche, ma in fiera riesci però a conoscere, a scambiare opinioni con professionisti, non solo italiani. Nel mio staff collaborano 2 ragazze lettoni che io ho conosciuto in un viaggio in Lettonia, dove in effetti lì c'è questa cultura della vacca, ma diciamo è giovane, sta nascendo adesso. E sono qua a imparare, ma si impara anche andando là. E poi la comunicazione con tutti, diciamo, gli addetti al lavoro della fiera, che sono personaggi veramente, pieni di risorse, di indicazioni. Oggi in questa edizione è stato con piacere che ieri ho visto qui camminare tra le vacche il più grande allevatore del Canada, Jacobs Farm. Era qua perché il mio amico Peppo, che anche lui di Cremona, che è in questo stand, ha sempre lavorato nell'importare genetica dal Canada, e oggi in questa sua manifestazione espone degli animali che vengono da queste genetiche, diciamo così, mondiali. E è bellissimo per noi che abbiamo passione vedere queste cose. Io, finita questa fiera, andrò in Canada per imparare ancora, cioè, perché non si finisce mai e si ruba con gli occhi e si cerca di portare a casa, e poi ci si confronta. Questo è il motivo, e il motivo importante è avere i giovani. Per questo la mia azienda la dedico per trainer per i giovani. Da me ci sono 2 polacchi, adesso li chiamiamo Ginta, adesso sono in relax,
perché abbiamo appena finito alcune operazioni e si sta rilassando, è un po' timida. Comunque questi ragazzi sono qua per aumentare la loro professionalità e mi danno una mano nelle ultime parti, perché la preparazione è veramente molto impegnativa. Parte da 2-3 mesi prima e questi animali, dicevo prima, ho 8 animali che rappresentano 2 famiglie. Abbiamo la vecchia, la Laurin, la vacca di prima, 9 anni, 6 parti, la sua nipote, 2 anni, già partorito, è una Milky Nearling, cioè lei ha partorito prima di compiere i 2 anni, e l'altra che adesso manca a tosare è la figlia, è l'intermedia, la mamma. Questa è una secondibara molto interessante per me, vediamo poi con la preparazione come andrà sabato, che è il giorno clou. E là abbiamo ancora nelle giovani promesse, diciamo gli animali dai 9 mesi ai 15, abbiamo ancora i figli e i frutti della genetica che si è usata per appunto cercare di continuare ad andare avanti con la ricerca genetica, con la ricerca di tutte quelle, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per aumentare l'efficienza delle nostre aziende e per competere con questo prezzo che è veramente un disastro. Anche questa seconda giornata di fiera si è conclusa, a domani per le prossime interviste.